In figura è rappresentata la posizione in cui la scialuppa, secondo le emergenze processuali, si trovava alle ore 00:17, nell'istante in cui la nave si è improvvisamente abbattuta. Nella foto si deduce che 1. Il calpestio della nave era ormai inesistente, stava diventando un muro verticale per cui era impossibile restare in equilibrio su un piano ormai inesistente. 2. La scialuppa, qualora non liberata dal comandante, sarebbe rimasta schiacciata sotto la nave e trascinata sul fondo. In questa seconda slide possiamo vedere un'immagine dove vediamo il lato rimasto immerso della nave, il lato finito immerso e il livello del mare. La raffigurazione della lancia che sarebbe rimasta schiacciata tra la nave e il fondo del mare con tutti i suoi occupanti se non fosse stata liberata alle 00:17. In questa terza slide vediamo che la freccia rossa indica la posizione raggiunta dal comandante dopo l'abbattimento della nave. La freccia rossa sulla destra indica invece il lato esterno dove erano ubicate le motovedette che hanno riportato alla centrale di Livorno la presenza di circa 50 persone rimaste sul lato emerso dopo l'abbattimento. L'abbattimento improvviso della nave ha impedito di ultimare l'evacuazione ed ha provocato sia i decessi che l'uscita fuori bordo del comandante, che come comune mortale è stato anch'egli sottoposto alla forza di gravità e alle leggi della fisica. La freccia gialla centrale indica la scalata che Schettino avrebbe dovuto compiere per risalire a bordo della Costa Concordia, visto che la famosa biscaglina di destra era ormai la quarta slide indica con la freccia rossa a sinistra la posizione di Schettino dopo l'abbattimento della nave, cioè sulla scogliera prospiciente. La freccia rossa a destra indica la posizione della biscaglina posta sul lato sinistro, quello rimasto e emerso dopo l'abbattimento della nave. La biscaglina di destra, come abbiamo già detto, era sommersa e finita sotto la nave, per cui per raggiungere la biscaglina disponibile avrebbe dovuto percorrere la distanza fra le due frecce rosse, seguendo il percorso indicato dalle frecce gialle, percorso da percorrere a nuoto e di circa 300 metri.